Benvenuti a Bolon Bright You. Trasmissione realizzata dall'associazione Bolon Bright in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino. Benvenuti a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Bolon Bright You, ai microfoni di Stefano e Simone. Ciao Simo. Ciao a tutti, ciao. Ringrazio Eliseo in regia, Caterina la traduzione, Liz. Oggi una giornata speciale, io vorrei aprire con una citazione, così per fare un po' anche il colto, che dice di Henry Miller, che dice: l'arte non ci insegna nulla, salvo il significato della vita. Insomma, l'arte che è compagna eterna quasi dell'uomo, un po' si può dire espressione anche di estetica, di quello che può essere un'interiorità complessa, emozionale, di una vita dell'uomo che è preziosa anche sicuramente, e che quando le discipline artistiche incontrano quelli che sono gli interventi educativi, il desiderio di aprirsi agli altri, si vengono a tirare dei progetti speciali come quelli che presenteremo quest'oggi assieme all'Associazione Teatrazione, di cui abbiamo ospite il presidente Italo Fazio. Buondì. Buongiorno. E poi abbiamo Sandra Siracusano, segretaria, coordinatrice della rete dell'associazione. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti. E Emma Marzini, che ci porterà l'esperienza diretta con i corsi, sì, da istruttrice atleta. Ciao. Buongiorno, Emma. Buongiorno. Io partirei subito con te, Italo, prendo subito confidenza, così... Assolutamente. E parlando un pochino dell'associazione, è nata 23 anni fa, se non sbaglio, sì, nel 92, con quale filosofia e quale mission? Nasce da un incontro di persone che volevano giocare al teatro, e quindi la nostra mission è stata fin da subito quella di creare delle occasioni di formazione per noi stessi, ma poi di seguito anche delle occasioni per esibirci, per mettere in pratica quello che avevamo imparato. E quindi è nata sia come compagnia di spettacolo, sia come agenzia di formazione, con la filosofia del stimolare l'uso creativo del tempo libero, cioè vivere il tempo libero da protagonisti, e da protagonisti possibilmente nell'ambito dello spettacolo più in generale. Per noi poi era in particolare più il teatro fisico, il circo, questo genere di teatro, ma spaziando anche al teatro di parola e ad altre tecniche artistiche. Ecco, mi soffermerei un attimino su quello che hai detto rispetto al concetto di formazione. Quello che voi proponete, le attività che proponete, hanno intrinsecamente dei valori educativi e dei valori anche di tipo relazionale. Certo. Voi vi definite un'agenzia formativa. Qual è il concetto, il valore della formazione nella... Nel nostro concetto di formazione è lo stimolo alla crescita personale. La formazione è una crescita personale, non importa che cosa sai da un punto di vista tecnico, è importante che come cresci nella tua personalità, nella tua consapevolezza di te, eccetera, eccetera. Questo è il nostro concetto fondamentale di formazione. Naturalmente per far questo serve anche la tecnica, quindi serve anche la conoscenza, eccetera, eccetera, per noi è subordinata alla crescita personale, al divertimento, quindi in primo luogo. Se non ci si diverte, non ti appassioni, certo. Se non ti appassioni, non cresci come animo, come personalità. Quindi per noi il divertimento è una radice profonda, anche se poi dal divertimento ci se ne fa anche una professione. Da noi sono uscite figure professionali di altissimo livello che hanno preso il virus del circo e del circo teatro da noi e poi l'hanno coltivato anche in altri luoghi, e adesso sono a livello mondiale. Abbiamo un direttore artistico di due scuole di circo ad Adelaide in Australia, tre che hanno fondato una compagnia internazionale, fa spettacolo a Bangkok, Pechino, Miami, eccetera, Le Fanfade, e un'altra è a Shanghai, un'altra ha fondato una scuola di circo vicino a Barcellona, eccetera. Ma la radice è
il virus che loro hanno preso della passione. Sicuramente sì, questo probabilmente vuol dire anche che la qualità degli insegnamenti automaticamente non subordina l'attenzione per la persona, quello che tu dici, crescita personale, mi immagino accettata a tutti i livelli. Alle volte probabilmente certo. Quando si propongono degli sport, delle attività, c'è un po' questo tira e molla tra competitività, accettazione... è dura, No, è lanciato una pietra nello stagno. Io sono anche insegnante a scienze motorie, quello che certo. Era l'ISER, quello che è scienze motorie adesso, e arrivo dallo sport. Lo sport purtroppo ora, in una grande parte di casi, sta vivendo una filosofia un po' negativa, nel senso che molti istruttori, per fortuna non tutti, mortificano la persona che non ha i numeri per andare avanti nell'agonismo e quindi si sentono un po' frustrati. Il circo non ha per adesso, per fortuna, questa necessità dell'agonismo e quindi del confronto con gli altri, e lascia molta più libertà a dire no, ma tu devi imparare, perché se sbagli lì perdiamo la partita. Certo. No, nel circo devi divertirti tu, perché se non ti diverti tu non comunichi agli altri, devi divertirsi chi ti guarda. E poi qualsiasi cosa va bene, purché sia entro certi limiti di sicurezza, ovviamente. Certo, ecco, un'esperienza teatrale a più livelli, delle attività circensi che coinvolgono chi? A chi vi siete rivolti in questi anni? Noi ci rivolgiamo a 360 gradi, dai bambini di 3 anni, 3-5 anni che fanno circomotricità e così via, a salire con gli adulti che fanno corsi al posto dell'andare a fare fitness in palestra. Magari vengono a fare acrobatica aerea per tenersi così in forma, ma addirittura andiamo alla terza età. Io ho partecipato di recente al Golden Age, che è una manifestazione internazionale per ultra sessantenni, a proporre appunto corsi di circo. Perfetto. Italo, io ti ringrazio per aver aperto così la puntata. Noi andiamo in pausa musicale, ci sentiamo tra poco. Ritorniamo negli studi di Radio 110 in compagnia di Simone dell'associazione Teatrazione, e riprendo con te, Italo, a parlare un po' di quei progetti, anzi di uno dei progetti in particolare, di quelli che negli anni avete creato con un'attenzione particolare e portando avanti quella filosofia di attenzione alle persone di cui parlavi prima. C'è un progetto che si chiama Circus Ability. Certo. Che è partito tempo fa, che voi proponete, e che è un progetto molto interessante perché concilia un po' le attività artistiche con la disabilità. Ce ne vuoi assolutamente parlare? Circus Ability è un po' il nostro fiore all'occhiello, è un po' un punto d'arrivo dei vari progetti educativi che sono nati da subito come con la nostra fondazione. E Circus Ability, il nome dice subito, il circo e l'abilità. L'abilità perché noi prendiamo a fondamento che il circo è per antonomasia sorpresa, sorprendente. E sulla leva del sorprendente noi facciamo una formazione. Perché il sorprendente può portarci a sorprendere noi stessi di quello che siamo in grado di fare, sorprendere gli altri di quello che noi siamo in grado di fare e gli altri sorprendersi di quello che ci vedono fare. E questo è una forte leva motivazionale. Per cui ecco il perché di Circus Ability, anche se sembrano due cose che non possono stare insieme. Un disabile e il circo, ma cosa vuoi fare? Non puoi muoverti? Cosa? Sì, no. L'opinione comune alle volte esatto, l'opinione la bocca comune è quella. Naturalmente c'è importante comunque il concetto di integrazione. C'è un gruppo dove c'è anche un disabile, cosa vuoi, lasciarlo fuori? Però non è che perché lui è disabile può usare le mani, non le gambe, allora deve fare solo le palline, per esempio. No, anche lui ha il diritto di accesso a qualsiasi cosa, come ha il diritto di prendere il pullman, come chiunque altro ha il diritto di salire sul trapezio, anche se non ha l'uso delle gambe. Questo è il nostro concetto di Circus Ability, cioè stimolare all'accessibilità totale. Naturalmente rimarrà con i suoi limiti, non è che certo. Il circo fa i miracoli, alzati e cammina, ovvio che questo non lo può fare, però si può divertire anche lui sul trapezio o altre tecniche circensi alla stregua degli altri, facendo quello che può fare e soprattutto sorprendendosi
del poter fare molto di più di quello che pensa di fare. Perché poi, questo per tutti, non soltanto per la disabilità, ma per la disabilità in particolare, i nostri limiti sono solo quelli che noi pensiamo siano i nostri limiti. Perché tutti noi siamo in grado di fare molto di più di quello che pensiamo di fare. Per i disabili, a maggior ragione, per magari c'è la società che anche dice: ah no, ma tu cosa vuoi fare? Allora, noi vogliamo rompere questa barriera del non si può. No, si può tutto, naturalmente legato a quelle che sono le possibilità fisiche. Ma questo è uno stile di vita. Certo. Si entra un po' nel concetto che l'arte, come le cose nella vita, sono espressione e tutti abbiamo da esprimere qualcosa, esatto. Quindi nelle nostre, nei modi più svariati, insomma. Oh, in questo rincalzo con un discorso molto particolare. L'uomo è quello che è nel regno della natura perché ha una capacità di adattabilità estrema. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui ha bisogno di adattarsi, perché magari manca qualcosa, trova la soluzione per adattamento. Quindi una persona che si rompe una gamba si adatta per portando il peso sull'altra gamba, no? Ma è lo stesso, la disabilità in un qualcosa potenzia altre abilità, e noi qui entriamo nel concetto di diversa abilità, che spesso è solo un eufemismo per non chiamare disabili, ma no, per noi è proprio diversa abilità. Andiamo a cercare quelle abilità che quella persona ha potenziato proprio perché gli manca qualcosa da qualche altra parte, e su quello costruiamo la possibilità di crescita e di potenziamento personale. Io appoggio estremamente le tue parole, la tua tesi. Passerei, chiederei a Sandra invece, cambiando un attimino binario, negli anni qual è stato il grado di partecipazione alle attività nel progetto di Circostability, magari in particolare se è cambiato, se c'è stata una difficoltà iniziale? Allora, no, devo dire che questo progetto è stato sposato da subito da tutte quelle che sono i centri diurni, le comunità, per cui noi lavoriamo abitualmente con gruppi di ragazzi disabili di ogni età e con tutte le disabilità, per cui questo, come diceva il presidente, è il nostro fiore all'occhiello, no? Noi cerchiamo di permettere a tutti di potersi avvicinare a questa quest'arte, a questa disciplina, e cerchiamo di fargli fare tutto quello che possono fare superando se stessi, diciamo così. E devo dire che abbiamo avuto parecchi riconoscimenti. Noi tutti gli anni, per esempio, partecipiamo al raduno nazionale delle piccole scuole di circo di Sarzana, e quest'anno ad aprile, perché normalmente succede o nel ponte del 25 aprile o del 1 maggio, quest'anno 25 aprile, per la prima volta abbiamo deciso di portare anche i nostri ragazzi del nostro corso di Circusability, ed è stata un'esperienza bellissima. Devo dire che alla sera è usuale, nelle due serate che si passa in questo weekend, ciascuno può scegliere di preparare uno spettacolo da far vedere alle altre scuole di circo, e noi che abitualmente lavoriamo abili e disabili insieme, uh-huh, avevamo uno spettacolo pronto di cui peraltro faceva parte anche Emma, e questo spettacolo io ero lì che riprendevo con la videocamera, quindi ero attaccata praticamente alle gradinate, era in un palazzetto dello sport. La cosa che mi ha impressionata, mi fa venire la pelle d'oca ancora adesso, è stato che a un certo punto c'era un silenzio assordante, la gente meravigliata di quello che stava vedendo, e poi improvvisamente c'erano dei boati e degli applausi incredibili, e ancora il giorno dopo venivano appositamente a cercarci, dove eravamo noi in postazione a fare i laboratori, i workshop, per ringraziarci e per dire che effettivamente sono cose strepitose, cose, cioè, che non le vedi tutti i giorni, le sorprese di, esatto, cui si parlano. Esatto. Simo, io passerei la palla a te, perché abbiamo da scoprire un po' le sensazioni, i profumi della palestra, esatto, un po' dell'attività. A proposito di sensazioni, si voleva chiedere ad Emma come ti sei avvicinata e qual è la tua disciplina tuttora in Circusability. Allora, io mi sono avvicinata quando avevo 6 anni, dopo aver provato un sacco di sport che era evidente non facessero per me, e poi mi sono avvicinata al circo, ho scoperto questa piccola palestra, che era piccola, adesso sta diventando enorme. E la cosa principale era il divertimento, quindi ovviamente ai bambini
è quello che conta, quindi divertirsi, imparare anche cose, e alla fine sono rimasta, quindi da 11 anni più che sono, che faccio cose. Ed è passata l'altra parte della barricata, ecco. E anche istruttrice. Sì. È meglio essere istruttrice o atleta? Beh, è bello, divertente e utile in tutti e due le occasioni, perché quando si insegna, insegnare vuol dire riuscire ad essere consapevoli di quello che si sa fare, ed è anche bello poter tramandare a persone più piccole, a bambini o a ragazzi che vogliono imparare le stesse cose. E come allievo ovviamente mi piace imparare, quindi... Che disciplina fai? A me piace tanto l'aerea, la corda, il trapezio, ma anche i trampoli, di cui Italo è un campione mondiale. Vabbè, fare cose strane sui trampoli, tipo arrampicarsi sul trapezio con i trampoli, o cose assolutamente assurde e strane, ma che si fanno. Impavidi, che coraggio. Se qui c'è la curva del divano. Fanno, esatto. E invece insegni quella disciplina un tutto un po'... Insegno ai bambini più piccoli, dai 6 ai 10 anni, o anche più piccoli, della circomotricità, e anche al Circus Ability sono insegnante insieme a tante altre persone. Questo. Quando ci si diverte si sta tutti bene in compagnia. Certo. Pausa musicale, ci sentiamo dopo. Siamo sempre in compagnia di Italo, Emma e Sandra, e io volevo chiedere ad Emma, sì, da parte dell'istruttore, come ti reazioni con l'atleta e quale sensazione hai quando spieghi gli esercizi da fare? La cosa più importante, come diceva prima il presidente, è che si divertano i bambini, ma anche i ragazzi, gli adulti. L'importante è il divertimento. Poi ovvio anche imparare un po' di tecnica, però la parte principale è giocare, divertirsi. Quindi bisogna sempre essere disponibili nei loro confronti e anche ascoltare quello che loro vogliono proporre. Quindi una lezione deve essere sì programmata, ma anche aver spazio per l'improvvisazione, quindi accogliere le proposte del gruppo e giocare insieme. Che è una cosa fondamentale per poi fare il circo, che magari da quelle idee nuove vengono altre idee per lo spettacolo. Sì, sì. Invece gli spettacoli li fate soltanto in Piemonte oppure anche a livello nazionale, andate in giro? Ti rispondo io come compagnia di spettacolo. Beh, insomma, abbiamo dei curricula abbastanza articolati. Soltanto l'anno scorso siamo andati con genitori allievi al defilé di Lione, la Biennale della Biennale Dance di Lione, a settembre scorso, ma anche recentemente Columbus Day a New York e così via. Cioè facciamo spettacoli ovunque ci capita di fare, dove ci piace essere chiamati e dove noi troviamo un senso allo spettacolo. Quindi in giro per l'Italia abbastanza, sicuramente molto nel Piemonte per quello che riguarda il connubio scuola, e parliamo di Mirabilia, Festival di Mirabilia, si fa un raduno delle scuole di circo e anche lì come allievi insegnanti facciamo delle esibizioni di questo genere, il già citato raduno di Sarzana e cose di questo genere. Ma adesso noi andremo, alcuni di noi, cioè io, Sandra è uno dei nostri istruttori, a fare una registrazione per una trasmissione di Sky. Andiamo a Bologna e siamo appena stati ad Andalo per un concerto insieme a una band che fa cover degli anni 70-80 e noi facciamo spettacolo insieme. Quindi a 360 gradi. Se poi mi rimane un posto in valigia, io mi sento imparo del contorsionismo in modo da essere anche... Beh, noi usiamo delle valigie abbastanza grosse, quindi... Lo prendo come un complimento. Io ci sto benissimo, mi sento benissimo. Non ho bisogno delle camere, mi prendo una valigia, mi metto lì. Italo, approfitto per chiederti, voi fate cenno anche alle vostre attività come preventive rispetto a alcune situazioni di disagio. Certo. In che senso questo? Allora, il disagio, la radice del disagio è non star bene con se stessi, perché il problema economico, un problema di relazione sociale, eccetera, eccetera, ha comunque come radice primaria il fatto che la persona non sta bene con se stesso, perché se uno sta bene con se stesso
potrà essere povero, potrà vivere in una situazione, in una zona magari con alto tasso di delinquenza o cose di questo genere, ma vive comunque bene. Ecco che allora per noi questo stimolare il conoscere se stesso e scoprire se stessi nelle proprie possibilità e nelle proprie possibilità di relazione con gli altri, per noi questo è davvero una prevenzione del disagio, la prima prevenzione del disagio che noi vogliamo fare, e in questo campo noi agiamo direttamente. Ecco, attenzione, che poi si riflette nella preparazione e nell'ideazione di una serie di progetti che si affiancano, certo, a Circusability. E sì, io, ammettendo la mia ignoranza, non so, te ne cito qualcuno, ma non so se sono ancora attivi, me lo direte voi, però magari circolando, sì, io mi muovono, che non mi annoio, sono solo... Sì. Sono nomi di alcuni progetti che sono attivi, sì, ancora, sì, adesso. Allora, Circolando è nato proprio come un progetto sul disagio, anzi è anche stato finanziato da una legge, da un programma provinciale della prevenzione del disagio giovanile, ed è proprio questo: andiamo a cercare persone nelle aree dove si ritrovano individui a disagio, e andiamo a proporre delle attività di tipo circense, proprio per l'effetto della straordinarietà del circo, l'attrattiva della straordinarietà. Noi abbiamo subito contatto con queste persone, e tramite questo abbiamo possibilità di far leva a quello che è un discorso, sempre attraverso il gioco, del relazionarsi con gli altri, rispetto degli altri, eccetera eccetera. Questo è il progetto Circolando. Il Mi Muovo è un progetto prettamente scolastico, che fa in modo di far cambiare l'immagine di sé che ha il disabile in una, disabile o quello a disagio in una classe, e far cambiare l'immagine che gli altri nella classe hanno di quell'individuo, proprio perché facendo una cosa che quella persona può trovare facile, e quindi è avere riuscita, lui si sorprende delle sue possibilità e gli altri: ma guarda Giovannino, non credevo che potesse fare questo. E questo cambia le immagini di sé dell'individuo e l'immagine che hanno gli altri della persona. Questa è l'altra radice del progetto Mi Muovo. Ecco, allora i nostri progetti partono sempre da delle considerazioni pedagogiche e filosofiche piuttosto profonde, poi cerchiamo però di renderle concrete, perché è molto bello dire dobbiamo stare tutti insieme, ma poi concretamente cosa vuol dire? E allora cerchiamo di passare alla pratica. Ecco, io chiedo a Sandra, rispetto a questi progetti, dalla preparazione al coordinamento, quando li si propone all'esterno, l'impressione di chi riceve questi inviti è sempre solo positiva? C'è della perplessità che poi magari si risolverà in una sorpresa positiva, ma ci sono delle difficoltà nell'arrivare magari a qualche area, a qualche persona? Ma no, nelle scuole noi arriviamo abbastanza facilmente. Noi tutti gli anni a giugno mandiamo via i progetti alle scuole, a settembre facciamo un reminder, e normalmente una buona parte delle scuole a volte non hanno le possibilità, a volte non hanno gli spazi adeguati. Difatti adesso che abbiamo una scuola più grande, le scuole possono venire a provare da noi, lo dico così chi non lo sapesse ancora in questa occasione lo viene a sapere. Ha fatto appunto una convenzione con la città di Torino, e in particolare con la circoscrizione 10, che fa parte del nostro territorio di operatività. Ciascuna classe di ogni ordine grado, quindi sto parlando dalla prima classe della materna fino alla quinta liceo, possono venire a fare da noi nelle loro ore curricolari 3 lezioni gratuite presso la nostra sede, in modo tale che possano avvicinarsi alle arti circensi in maniera un pochino più ampia, perché spesso nelle scuole non riusciamo a portare tutto. Alcune scuole non hanno neanche la palestra, quindi il primo ostacolo che si incontra è un problema di spazio, proprio di spazio operativo. Per il resto mi ha chiamato un insegnante di un liceo di Rivoli dicendomi:
noi siamo tre insegnanti di educazione fisica sulla scuola, a volte abbiamo contemporaneamente tutti e tre lezione, due possono fare lezione, le altre vanno in un laboratorio di informatica perché non c'è lo spazio, e quindi in questo senso possiamo trovare delle difficoltà. Per il resto vengono accolti molto bene, sono progetti che incuriosiscono più che altro, perché non è il solito basket, senza nulla togliere al basket o la pallavolo, però quelli sono sport, diciamo così, canonici, no? Le arti circensi sono qualcosa di un po' diverso, che incuriosiscono, e normalmente i bimbi peraltro sono felici, si divertono. Io ti ringrazio, noi ci fermiamo un secondo, anzi forse un po' di più, per ascoltarci le canzoni. Siamo in compagnia sempre di Italo, Emma e Sandra, e volevo fare una domanda a tutte e tre: qual è il momento più bello che vi ricordate fino ad ora? Chi vuoi che risponda per primo? Chi se la sente? Chi se la sente? Perché condiziona il resto del tempo. La più giovane. Ecco, esatto, è meglio. Beh, di occasioni ne vengono date tantissime. Personalmente penso che le parti più belle siano quando si va ad esempio al raduno nazionale delle scuole di piccolo circo, che si passano più giorni insieme quasi senza genitori. Soprattutto per i bambini questa è fondamentale, perché si inizia a esplorare questa cittadina senza pericoli, da soli, e poi si condivide un sacco di tempo con anche si conoscono altre realtà sempre di circo italiane. Bellissimo per esempio un anno che piove sempre, però un anno che pioveva ci siamo trovati a giocare, a fare dei giochi insieme ai ragazzi della Puglia, quindi Piemonte e Puglia, che giocavano insieme, poi tantissime altre regioni, tutti a giocare insieme, è stato molto divertente. Grazie. Sandra? Ma allora, io ho un ricordo particolare. Noi da qualche anno a dicembre prendiamo parte alla Giornata Internazionale della Disabilità, che viene fatta per le scuole di Torino e provincia al Pala Ruffini qui a Torino. E tutti gli anni io, quando entrano in scena loro con il Circus Ability, riesco a emozionarmi tutte le volte. Abbiamo in particolare una ragazza cieca che io dico sempre: così, ma non ce la puoi fare. Io tutte le volte che tu ti esibisci a me viene una pelle d'oca alta, così. Una ragazza completamente cieca che fa palo cinese, e quando si parte con la rappresentazione, Italo chiaramente fa la presentazione, sì, degli artisti, e dice: in questo numero c'è anche una persona non vedente, ma non dichiara chi. Alla fine si vengono a chiederci chi è la persona non vedente, cioè ti ho detto tutto, e lì riesco a emozionarmi tutte le volte, per cui io ho proprio questo bel ricordo della giornata della disabilità, sì, al Pala Ruffini. Presidente, arriviamo lì. Presidente, avete sciocco. Io non posso citare un momento, perché è una vita, cioè è stato un colpo di fulmine il lavoro con lo spettacolo e la creazione. Vivo questa realtà dalla creazione, ne sono uno dei fondatori, per cui sono una somma di momenti, dai viaggi all'estero di cui abbiamo detto, ai viaggi in Italia, alle emozioni che loro stesse hanno citato, agli incontri con gli artisti del Cirque du Soleil, e i momenti in cui vedi proprio che le cose cambiano, crescono, eccetera. Quelli sono dei momenti di un'emozione fondamentale per me, mi assorbono completamente. Quindi la vita. grazie. Prima di chiudere, Sandra, volevo chiederti: quali sono i progetti e le iniziative imminenti che state preparando? Allora, come ha già detto Italo prima, la prossima settimana saremo a Ravenna a fare una registrazione per una trasmissione che andrà in onda su Sky a livello nazionale, e questa è la cosa più imminente. Poi ci sarà sicuramente un open day che non c'entra niente con la scuola di circo, ma di cui la scuola di circo si occupa, che sarà un open day dedicato a tutte le discipline olistiche o a parte delle discipline olistiche, che si terrà da noi nella nostra sede di Via Arton 23 il 31 ottobre. Ci sarà sicuramente la nostra partecipazione insieme al CPD al Pala Ruffini per la giornata della disabilità, che avverrà il 3 di dicembre. Queste sono, diciamo, le cosine più imminenti.
Ed è un'agenda comunque fitta. Sì, abbastanza. Per la loro gioia. Ci vediamo a dicembre, che anche noi ci saremo alla giornata della disabilità. Lì ci vedremo sicuro. Allora lì ci si vede sicuro. E niente, potete trovarci sul sito, che è www.teatrazione.com. Abbiamo una pagina Facebook che è Scuola di Circo Teatrazione, e veniteci a trovare, fatevi incuriosire, fatevi sorprendere. Diamo l'indirizzo della sede: via Artom 23 a Torino, zona Mirafiori Sud. Perfetto, allora noi siamo in chiusura. Io prima lascerei proprio per ultimo una citazione che ci ha portato Italo, quindi io la lascerei proprio in conclusione della puntata. Prima faccio i saluti, ringrazio in regia Eliseo, Caterina la traduzione Liss, ringrazio i nostri ospiti, Sandra grazie. Grazie, Emma, a, grazie voi. A voi. Italo grazie, Simo. Grazie a voi di averci aperto un fantastico mondo che io prima non conoscevo. Ricordo tutti i contatti dell'associazione Volumbrite, www.volumbrite.org, associazione Volumbrite su Facebook, Radio 110 su Facebook, Radio _ 110 per Twitter e sempre Radio _ 110 per Skype. Mentre per Teatrazione, ce l'ha ricordato prima Sandra, www.teatrazione.com, pagina Facebook Scuola Circo Teatrazione, e li potete trovare in via Artum 23. Siamo in chiusura, ci sentiamo mercoledì prossimo. Lascio la lettura, vogliamo sapere, al presidente. Di Neruda: il bambino che non gioca non è un bambino, ma l'adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino che ha dentro di sé. Grazie a tutti e ciao! Volumbrite ringrazia per la collaborazione la redazione Città Aperta del Comune di Torino.